Ancora una volta ci ritroviamo a segnalare l'esistenza di discariche abusive di rifiuti nel territorio del Vallo di Diano e a segnalare le cattive abitudini di pochi che però danneggiano in modo consistente l'ambiente con gravi conseguenze per tutti. Questa volta abbiamo monitorato per alcuni giorni l'area a poche decine di metri dall'isola ecologica di Sala Consilina e dallo scheletro incompiuto del canile comprensoriale in via Marrone. Il risultato è stato davvero deprimente. La zona è diventata infatti una pattumiera a cielo aperto dove vengono abbandonate montagne di rifiuti di ogni tipo, dagli scarti derivati da lavori di natura edile alle componentistiche di bagni e cucine, agli oggetti in plastica e alle buste della spazzatura contenenti materiale organico o indifferenziato. Insomma, di tutto di più abbandonato su quella che è diventata una vera e propria montagna di rifiuti, alla quale ogni tanto viene dato fuoco, con conseguenze altamente dannose per la natura e per l'ambiente. I giorni passano, ma la situazione resta uguale e a cambiare sono soltanto i rifiuti abbandonati che non si fa in tempo a rimuovere. È davvero paradossale vedere questa montagna abusiva di rifiuti a pochi metri dall'isola ecologica di Sala Consilina, quasi un'ulteriore beffa alle istituzioni da parte di cittadini rispettosi delle regole e della legge. E così si va avanti nell'indifferenza generale per l'ennesimo scempio ambientale che costerà alle tasche del comune salese e quindi degli stessi cittadini non pochi euro per la sua rimozione. L'unica speranza, almeno per quest'area, resta il finanziamento ottenuto attraverso i piani di sviluppo rurale della Regione Campania e finalizzato alla sistemazione di via Marrone, la strada che collega l'isola ecologica alla strada provinciale 52. Il finanziamento di 250.000 euro consentirà non solo di coprire finalmente con l'asfalto la strada, mettendola in sicurezza, ma anche di collegarla in direzione della frazione di Sant'Antonio, creando un percorso alternativo che passa proprio a fianco all'area utilizzata come discarica abusiva. Tutta la zona, fanno sapere dall'amministrazione comunale salese, sarà dotata di telecamere di videosorveglianza che potrebbero essere l'unico deterrente utile a contrastare questo vergognoso fenomeno.